Ebbene sì, ci siamo! È di nuovo il momento di aggiornare Windows 10. È infatti disponibile Windows 10 aggiornamento di maggio 2021. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo appunto tutte le novità di Windows 10 21 H1 aggiornamento di maggio 2021. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo subito dicendo che questo Windows 10 21 H1 aggiornamento di maggio 2021 è probabilmente una delle release più leggere e più deludenti, anche se vogliamo, di Windows 10 viste fino ad ora. Infatti ci sono veramente pochissime novità. Se passiamo qui sul desktop, infatti vediamo che in linea di massima tutto quanto è rimasto esattamente come ce lo ricordavamo sulle generazioni passate, perché sostanzialmente ci sono pochissime novità per l'utente. Per vedere quali sono, in particolare entriamo qui sul nostro articolo e vediamo la lista. Innanzitutto è stato introdotto il supporto multi-webcam in Windows Hello, ovvero sostanzialmente se abbiamo un portatile con la telecamerina Windows Hello integrata, ma abbiamo anche collegato una telecamera esterna, che non so bene perché dovremmo farlo, però in questo caso la nuova versione di Windows supporta anche questo scenario. Ci sono poi dei miglioramenti alle prestazioni di Windows Defender Application Guard, che è una funzionalità di virtualizzazione molto interessante al quale ho appunto dedicato questo approfondimento tempo addietro. E di nuovo altri miglioramenti prestazionali agli strumenti di gestione di Windows. Sono poi stati integrati tutti i singoli bug fix, tutte le singole patch rilasciate da Windows 10 20 H2, quindi l'aggiornamento di ottobre 2020 sino ad oggi. A parte questa lista di cosine abbastanza insignificanti, cosa c'è di nuovo? Beh, probabilmente la cosa più significativa è la comparsa appunto del sole nella barra delle applicazioni. Il sole chiaramente è l'icona di News and Interests, che quando cliccata apre appunto il pannello con tutte le ultime notizie. Non entro nel dettaglio perché ho dedicato appunto da News and Interest un video dedicato. Sostanzialmente però, come ricordiamo, questa novità non è solamente d'appannaggio di Windows 10 21 H1, perché verrà progressivamente portata anche su tutte le altre generazioni precedenti. Qui ad esempio su questa mia build di Windows 10 appunto 21 H1 ancora News and Interest non mi è comparsa. Per il resto, Microsoft aveva inizialmente previsto di rimuovere la cartelletta oggetti 3D, quindi quella che troviamo qui all'interno di questo PC, eccola qua, però sostanzialmente nell'ultima build che ho installato è stato ripristinato, quindi probabilmente la rimozione di questa cartelletta è stata posticipata alla prossima iterazione. Chiaramente non è un grosso problema, perché chi volesse togliere dai piedi questa cosa sostanzialmente inutile può seguire quest'altra guida che abbiamo linkato qua sotto e può farlo già da ora, anzi in realtà lo si può già fare sin dalle primissime generazioni di Windows 10. Per il resto troviamo l'aggiornamento di moltissime app fornite a corredo di Windows 10, ad esempio sveglie e orologio si presenta con una veste grafica molto più gradevole e meglio organizzata, però chiaramente queste sono applicazioni che si scaricano tramite Microsoft Store e quindi altamente probabile che questo aggiornamento verrà reso disponibile anche per le build precedenti. Per quanto riguarda le informazioni tecniche, questo Windows 10 prende appunto il nome di aggiornamento di maggio 2021, ma il suo nome in codice rimane 21H1, quindi 21 come 2021 e H1 ad indicare la prima metà di questo anno. Il numero di build invece, il progressivo di build, è 19043.928. Come però ho già detto molte volte in passato, questa informazione è sempre più irrilevante, anche perché ad esempio in questo momento è già in circolazione la 19043.964, che però non è considerata la 21H1 finale, ma è già considerato il prossimo step evolutivo. Proprio il fatto che questa generazione sia così leggera porta con sé anche un vantaggio sicuramente significativo, ovvero questo Windows 10 21H1 aggiornamento di maggio 2021 viene installato con il processo rapido, ovvero viene installato come una qualsiasi altra patch mensile. Non è quindi necessario svolgere tutto il processo di provisioning, ma sostanzialmente l'aggiornamento e l'installazione di questo update si risolve veramente in pochissimi minuti. Questo chiaramente è vero solo per tutti gli utenti che hanno già montato sul proprio PC Windows 10 20 H2, quindi l'ultima release, oppure quella precedente, ovvero Windows 10 20.04, che risale ad aprile dell'anno scorso. Tutti coloro invece che fossero ancora fermi a una generazione più vecchia dovranno svolgere tutto il processo d'aggiornamento
aggiornamento tradizionale molto più gravoso. Ricordo infine rapidissimamente che già da qualche tempo questi aggiornamenti non vengono più installati in automatico, ma vengono semplicemente segnalati all'interno di Windows Update. Quindi è necessario che l'utente clicchi esplicitamente sul comando scarica e installa per passare a questo nuovo Windows 10 21 H1. Nessun problema per chi deciderà di non farlo, semplicemente il PC rimarrà con la versione corrente di Windows fino a quando non terminerà la sua fase di supporto. A quel punto verrà forzato l'aggiornamento, ma stiamo comunque parlando, a meno che uno non abbia veramente una versione stravecchia di Windows 10, a molti mesi in avanti. Per chi invece voglia procedere con l'aggiornamento ci sono varie soluzioni. La più semplice è chiaramente quella di attendere la segnalazione della disponibilità, come abbiamo appena detto, all'interno di Windows Update e cliccare scarica e installa direttamente da lì. Chi però non voglia attendere, oltre a varie soluzioni, la mia preferita è sicuramente quella di scaricare l'immagine ISO di Windows 10 21 H1 e aggiornare tramite quella. Ti lascio qua sopra il video approfondimento che ho fatto per scaricare la ISO e aggiornare tramite quella. L'altra soluzione invece è quella di utilizzare l'assistente all'aggiornamento. Di nuovo ti lascio un approfondimento che ho pubblicato su turbolab.it con tutte le istruzioni passo passo. Bene, questo è tutto quello che c'è da sapere su Windows 10 21 H1. Che cosa ci aspettiamo adesso? Beh, chiaramente ci aspettiamo Windows 10 21 H2, che è già la prossima iterazione in lavorazione in fase di testing per i partecipanti al programma Windows Insider, che verrà rilasciata in versione finale fra ottobre e novembre del 2021, e questa sarà sicuramente una release un po' più corposa e sicuramente più interessante. In particolare ci aspettiamo un profondo restyle dell'interfaccia grafica, delle quali sono già disponibili i primi bit sotto forma di queste bellissime e coloratissime icone nuove. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Grazie davvero in anticipo se riuscirai a trovare un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi PC, Windows, Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!